Presidente Mariani, su questo campo l'Isernia stacca il biglietto per il ritorno al campionato di Serie D. È stata una lunga e bella cavalcata perché avete onorato al meglio questa stagione dall'inizio alla fine. Grosso impegno, grosso lavoro di tutti, dal primo all'ultimo. Alla fine avete raccolto il frutto di una bellissima stagione, tra l'altro programmata e ponderata nel migliore dei modi già dall'inizio. Ma come tu sai, mi conoscete già oramai da anni, mi piace programmare perché sennò è inutile fare un campionato. È chiaro che oggi il termine è onorato veramente il campionato perché si è presentato compatto, molto deciso e noi onestamente un po' di timore eccetera l'abbiamo avuto, però per fortuna i ragazzi come hanno fatto durante tutto il campionato hanno tirato fuori l'orgoglio, hanno tirato fuori, ci hanno messo l'anima e sono riusciti a portare a casa questo punticino che ci permette di fare il salto di categoria. Un punto sudato ma meritato. Ma un punto sudato, meritato e veramente mi fa piacere perché il Termoli come città, come sport in generale, è veramente se l'è giocata fino alla fine, non si può dire niente a nessuno. Io ti ripeto, sono abituato a fare le squadre ma non con grandi campioni, ma programmata. Ho detto sempre più volte che il vasto girare rispetto a noi è nettamente più forte, però qualcosa manca. L'amalgama, l'amalgama non si vende. Presidente, grande vittoria per te, la seconda vittoria consecutiva. Questa volta però con la tua città andrete Sì. direttamente al campionato di Serie D a rappresentare il Morile. Speriamo di aumentare anche la forza a livello regionale fuori dai nostri confini. Bello sicuramente, però già da domani inizierai a pensare al futuro di questa squadra e di questa città ovviamente. Non ti nascondo, con tutte le scaramanzie, io già ero proiettato da qualche mese sull'organizzazione dell'anno prossimo, perché dico adesso quello che è fatto, la squadra sta sul campo e la squadra che deve meritare questo passaggio di categoria. Per fortuna, io purtroppo lo ripeto, l'anno scorso con malincuore, col mio paese d'origine, che è troppo piccolino, non riuscivo a fare una Serie D da solo, però a Isernia, essendo la città più grande, mi spero e sono sicuro che ci aggregheranno più persone, insomma.